Coffee for your head, questo è subito il primo disco che abbiamo messo, abbastanza impronunciabile, il gruppo Pow Fu featuring Babadu, ditelo insomma. Bibadubi. Ecco. Bibadubi. Bibadubi, va bene. E invece è molto più facile pronunciare e presentare Fabio Rovazzi. Come stai? Mi sentite? Tutto a posto? Ti sentiamo tutto a posto. Ah, okay. Come stai, caro? Bene, bene, dai, sono a casa e ho superato il nervosismo di stamattina dopo le foto dei navigli e adesso mi sono rilassato. Ah, ok, sì, è vero. Certo, mi no. Sto occupando di altro. Beh, innanzitutto ieri abbiamo notato, insomma, questa tua vena romantica che non conoscevamo per un anno d'amore. Ma in realtà io faccio schifo in vena romantica. La mia ragazza è stata bravissima, cioè mi ha fatto una sorpresa pazzesca, mi ha preparato un pranzo romantico con le rose, si è messa, è andata tipo in un altro palazzo di fronte, si è messa d'accordo con il portinaio e mi ha attaccato un telone gigante con scritto ti amo sul tetto del palazzo davanti. Un mito, invece io le ho regalato un monopattino elettrico pensando che fosse la giusto per parlare. Grazie. Di cose romantiche, no? Giustamente. Allora, caro Francesco Taranto, chi abbiamo per Rovazzi? Ma qui da Acapulco, anzi dai che sono alle Galapagos, non mi è arrivata voce, ma comunque lo introduco lo stesso. 02 25 15 15, pronto, ciao. È caduto. Niente, è caduto. È un bambino che è caduto. No, nel senso è caduta la linea. Certo. Senti, ma hai sentito qualcuno dei tuoi ormai amici stretti, non so, tipo Will Smith, tipo Jack Black, chi altro era che avevi incontrato? Cioè veramente noi rosichiamo quando vediamo ste cose. Robert Downey Jr. In realtà l'unico con la quale ho rapporti. Mi ci sento è Jack. Will è un po' improponibile da contattare perché penso che sia un'azienda più che un uomo. Devi passare dal centralino. Comunque numero uno Rovazzi, eh? Rovazzi, Loredana Bertè, J-Ax, senza pensieri. Sì, stai senza pensieri. Alla fine potevamo scrivere delle grandi cose, invece abbiamo deciso di buttare tutto in questo oh na 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 di un minuto. Ma tu scherzi, però quello oh na 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 è fondamentale, eh? Cioè la storia della musica insegna che lo na 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 ci vuole. La la la. È la prima cosa che imparo io. Cioè. È diventato anche ridondante nei miei pezzi, nel senso che il penultimo era papà rappa rappa, l'ultimo na 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 na, il prossimo sarà ridondante, sarà il prossimo. Andiamo subito allo 02251515 e sentiamo chi c'è per Rovazzi. Eh sì, perché per te Fabio c'è Pierpaolo da Bari che ci segue in radiovisione. Ciao Pierpaolo. Ciao Pierpaolo. Tutto bene? Tutto a posto, tu? Io tutto bene, ti vorrei fare una domanda. Vai. Allora, dopo la quarantena, diciamo, una collaborazione internazionale con un cantante con chi ti piacerebbe cantare? Ma guarda, in realtà io la butterei più su Will Smith, che so che non è proprio un cantante, cioè magari qualcuno si aspetterebbe dicessi, non so, Justin Bieber piuttosto che Ed Sheeran, piuttosto che, però secondo me è un pezzo un po' anni 90 con Will Smith, non sarebbe male. Vabbè, capito, cioè, 101 così. Ma così, da poco. Beh, voglio dire. Qualcosa con The Fresh Prince. Un emergente. Esatto, The Fresh Prince of Bel-Air. Anche, certo, sì, una cosa, sì, una citazione. Tra l'altro, a proposito di collaborazioni. Dopo che si sono passati lo spazzolino, ormai possono fare qualunque cosa. Ma qualsiasi insieme. Cosa, sono proprio intimi, dico. No, ma a proposito di collaborazioni, mi è capitato di leggere e vedere la frase di Gianni Morandi che ha detto che se non fai qualcosa con lui quest'estate ti uccide. Sì, Gianni Morandi mi ha minacciato, ma in realtà io sono, cioè diciamo che le canzoni sono sempre un prolungamento di quello che sono io, quindi se sono felice, sono spensierato e faccio delle canzoni felici e spensierate. Quest'estate secondo me invece non lo sono, non lo sono per niente, quindi non credo di fare nulla, nonostante le minacce di Gianni, però sarebbe figo comunque fare qualcosa con Gianni più avanti. Vabbè, staremo a vedere, una cosa alla volta. Bad Liar, Imagine Dragons su RTL 102.5 alle 15:19 minuti di questo venerdì 8 di maggio 2020. Il sole sorge al... Esatto. Abbiamo ospite con noi Fabio Rovazzi e poi tutte le vostre telefonate allo 02 25 15 15. E si sentiamo subito chi abbiamo. Una canzone a tradimento.
È così, tu Fabio, sai che è così. Chiedi scusa a Dan Reynolds. Sai che noi abbiamo la... delle cose interessantissime. Lo so, ma sai che noi quando vieni qua fisicamente c'è la botola che quando sbagli cadi giù al telefono. Dicevamo. Sentiamo che abbiamo invece per te, Fabio. Pronto? Ciao. Pronto? C'è Carlotta. Pronto? Da Novara. Ciao Carlotta. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, bene, tu? Sì, sì, io sto bene. Volevo chiederti una cosa. Vai. Ma in questo periodo che siamo in quarantena così, prendi più cibo da sport o cucini tu o la tua fidanzata? Ma in realtà giorni alterni, a volte cuciniamo, a volte ordiniamo, però principalmente ordiniamo, devo essere sincero, perché facciamo un po' schifo a cucinare. Dai, un piatto che sai fare qual è però, Fabio? Cioè non la dirmi carbonara. La carbonara già impegnativa, col guanciale, giusto? Però basta, poi non c'è altro. Basta. Si è specializzato. E la mia ragazza fa le zucchine con le cipolle. Capite bene che dopo una settimana di zucchine con cipolle la relazione è a dura prova. Ecco. Beh, però a proposito di relazione, adesso senza entrare proprio nel dettaglio, ma vi ha unito di più o avete avuto momenti di difficoltà? Ma in realtà abbiamo litigato meno in quarantena che nel resto della nostra relazione. Cioè, noi che pensavamo fosse un'ardua prova d'amore, invece la stiamo superando e vivendo benissimo, per la verità. Bene. Meglio così, no? Noi siamo due grandi nerd, quindi diciamo che stando a casa siamo proprio nel nostro habitat naturale, con i nostri videogiochi, con le nostre serie TV. Sì, ma non glielo stiamo dire bene. Però a lei, Che cioè, nerd. Non dire sei una nerd, perché potrebbe capire. No, no, lei ne è consapevole e ne è orgogliosa. A tra poco con Fabio Rovazzi, l'estate lì. Ma lo vuoi capire, Tommaso Paradiso su RTL 102.5. Sentiamo chi c'è per Fabio Rovazzi. Vai. Sì, 02 25 15 15. Per te, Fabio, abbiamo Veronica che ci segue da Roma. Ciao, Veronica. Ciao. Ciao. Devi abbassare il volume della televisione, Veronica, altrimenti sentiamo questo effetto un po' come gli UFO. Ridondante. Allora, volevo salutare mia cugina Aurora che ci seguirà sempre da Roma. E le mie migliori amiche, Noemi e Messa. Bene, ok. Vabbè, quindi? E a Rovazzi cosa chiediamo? No, ma in realtà aveva detto una cosa diversa. Vabbè. Dato che hai viaggiato tanto questo nella tua vita, quale sarà il prossimo viaggio che vorresti fare? Allora, appena ovviamente sarà possibile, il viaggio che voglio assolutamente fare è un viaggio in Giappone, che sto programmando da un po' di tempo, che ovviamente è saltato, ma che non vedo l'ora di fare, insomma, perché è un posto che non ho mai visitato, che ha un sacco di figate, e quindi that's it. Hai capito? Con i chihuahua. Con i chihuahua? Con i chihuahua cos'è? La Zac ha mille sorprese. Se devi imparare un po' di giapponese prima di andare, vieni dalla Zac. Fabio, qual è il gioco? Io so solo come si dice tette. Delle cose importanti, giustamente, no? Oppai? Oppai o Oppai? Beh, è fondamentale quando si arriva. Eh beh, sì, per fare subito, Oppai. Farti degli amici immediatamente subito. Appena arrivi, no? È una bella presentazione. Che belle Oppai, signora. Che tieni, che bello Oppai che hai. Vabbè, niente. 0225 15 15 per parlare con Fabio Rovazzi, per se avete altre curiosità, naturalmente, e a vostra disposizione. Da qui fino alle ore 16. E io mi aspetto anche qualche gamers, magari, che insomma gli fa qualche domanda. Insomma, voglio dire, più di Fabio, chi può rispondere? Suona la porta. Sì, ding dong. Pronto? Bussano. Max Gazzè. Max Gazzè, sotto casa su RTL 102.5. Alle 15:34 minuti. E tu, Rovazzi, sotto casa, ti sei mai trovato qualcuno? Lo so. Beh, che suona il citofono, dici? Pensavo se anche da me sono le 15:39. Sì. 34 qui, non so, a casa tua. 34. Sì, a casa tua. Scusami, 34. No, era una stupidaggine. Se magari ti è mai successo sotto casa di ritrovarti. Dei fan, dici? Sì, qualcuno, lo so. Sì, assolutamente. Li avevo trovati anche sotto casa dei miei nonni che abitano fuori di Milano,
Beh, in un sacco di occasioni, però cioè nel senso, fino a quando è una cosa easy, contenibile, è simpatica, mi fa piacere. Indubbiamente. Allora, 02 25 15 15, e sentiamo un po' chi abbiamo. Eh sì. Taranto. Esatto, in tema di fan, noi te li facciamo trovare al telefono invece, ovviamente. Andiamo da Lorenzo da Milano. Ciao Lorenzo, benvenuto. Ciao a tutti, come state? Ciao. Bene. Avevo una domanda per Rovazzi. Se potesse dare un consiglio ad un ragazzo sui 18 anni che si appresta ad affrontare un ambiente totalmente diverso da quello scolastico, quale potrebbe essere, insomma? Chiedi per un amico o chiedi per te? Ma un ambiente tipo, cioè fai un esempio più specifico. Un consiglio per un ragazzo che deve trovare la sua strada. Ok. Ma allora, in realtà io ho provato tante strade per capire quali fossero poi le mie, perché poi non ce n'è solo una, nel mio caso, cioè nel senso che mi piace fare più cose, anche molto diverse tra loro. La cosa che bisogna fare in assoluto nella vita in generale è allontanare il più possibile la paura, perché la paura è il più grande ostacolo tra te e qualsiasi altro obiettivo. Quindi secondo me dovresti provare più possibile a fare più cose diverse fino a quando non troverai poi la tua strada. Beh, saggio consiglio questo di Rovazzi. Perché Fabio ha iniziato facendo video, no? Tutto ciò che aveva a che fare con la parte visual, e poi insomma ha trovato 3000 altre strade, perché comunque ha diversi talenti, no? Quindi insomma, che fai? Non li metti in atto? Indubbiamente. Tutti tranne ovviamente quelli del canto, cioè il canto, diciamo che non è proprio il mio però talento. Faccio quello che voglio, dicevi giustamente, no? E lo facevi pure bene. C'è il nostro new hit. Tisso, Doja Cat e Nicki Minaj. Bello questo new hit. Sì. Fabio, ti chiedono al 378-378-1025, che è il numero dei messaggi, visto che parlavi del Giappone dove vorresti andare, invece tra tutti i viaggi, qual è il posto che ti ha colpito di più, ti ha lasciato più emozioni? Dove torneresti in pratica? Ma di sicuro Los Angeles, ma più che altro perché più che una vacanza è anche un po' un modo di aprirsi delle opportunità lavorative di qualsiasi tipo. E infatti quest'anno penso, quante volte siamo andati, amore? 6-7 volte, siamo andati 6-7 volte, quindi di sicuro ci sarà l'ottava, la nona, la decima, la dodicesima e la ventesima. Eh beh sì, lì è veramente tutto. Ti sei fatto delle prime incredibili, no? Ti abbiamo visto che eri lì con tutto bello armato, con tutte le cose che insomma che usi tu, le videocamere eccetera per... Sì sì sì, siamo andati anteprima dell'ultimo Star Wars, siamo andati alla premiere di Bad Boys e abbiamo fatto un bel po' di cose lì, bellissimo. Bravo, e meno male che Rovazzi poi documenta tutto, perché così certo, almeno sappiamo anche noi condividiamo queste tue esperienze, capito? Lui c'ha la lista delle cose da fare, sì, e dei personaggi prima o poi da conoscere, e l'ha quasi già spuntata tutta. Sì, è come l'album delle figure, capito? Vero? Cielo ce lo manca e lui già ha quasi finito l'album. Tra un po' devo rifare il giro. Eh sì, oh, se hai bisogno di una mano lo sai che... certo. Farò un pezzo, inizierò con un pezzo con Morandi e poi da lì riparte tutto. Certo. Però se hai le doppie scambiamocele. Esatto. A tra poco con Fabio Rovazzi. Living in a Ghost Town e Rolling Stones su RTL 102.5. Fa sembra un po' effetto per chi ci segue Radiovisione vedere Londra completamente deserta in tutto il video girato in ogni parte. Invece andiamo allo 02 25 15 15. Chi abbiamo, Taranto? Eh sì, noi portiamo Fabio Rovazzi a Torino da Camilla. Ciao Camilla. Ciao a tutti, volevo fare una domanda a Fabio Rovazzi. Come ti è nata la passione per la musica? Ma in realtà me l'ha un po' trasferita mia madre, che sa suonare benissimo il piano, ha fatto pianoforte per un po' di anni, e poi è nata per caso, perché quando ho iniziato a fare video, di conseguenza ho iniziato a fare subito i video musicali anche, e quindi diciamo che si sono uniti un po' i mondi. Poi io ho una grande passione per la musica elettronica da quando sono piccolo, quindi ho unito un po' tutto quello che mi piaceva. Hai capito, Camilla? Sì, ho capito. E tu cosa studi, Camilla? No, così dico, Camilla, tu cosa studi nella vita? Che fai? Diretta sulla domanda. Io studio alberghiero, sono ancora una studentessa. Ho capito. E cosa volevi chiedere d'altro a Fabio?
Questo, cioè volevo sapere comunque che passione ha lui per la musica e che rapporto ha con la musica. Emozionatissima Camilla, vero? Che effetto gli fai alle donne, Fabio? Non lo so, non ho idea. Ma Camilla, non ho capito, ma vuoi intraprendere la strada della musica? Sì, perché mi piace molto ballare e cantare, quindi sì. Fallo, tienitela come seconda opzione, ovviamente continuando quello che già fai, e comunque se è una passione è divertente poi riuscire a trasformarla in un lavoro, se ci riesci è una figata. Vabbè Camilla, facci sapere, va bene? Tienici aggiornati su... Let us know, Camilla. Esatto. Grazie, continuate a chiamare lo 0225 1515 per le vostre curiosità su Fabio Rovazzi, che sono certo. Veramente tantissime. Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri. Beh, questa accoppiata tra Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri con non solo parole su RTL 102.5 alle 15.54 sì. minuti. Sì, già, io comunque volevo ricordare a tutti i congiunti di attenersi alle regole di distanziamento sociale e va bene, dammi il tuo sudore e tutto, però ragazzi, mi raccomando. È soltanto una canzone metaforica. Solo tra no? i congiunti quindi, si ecco. può fare però. Sì, ma neanche dammi il tuo sudore. No, però, vabbè, che c'entra, c'è chi gradisce, no? Va bene, andiamolo 02 25 15 15 anche perché abbiamo l'ultimo spazio di telefonata prima di salutarci con Fabio Rovazzi. Pronto? Sì, e anche perché abbiamo un giovanissimo ascoltatore, Daniele da Savona, 10 anni, vero? Ciao Daniele. Ciao, mi sentite? Ti sentiamo Ciao, forte e chiaro. Sì. RTL è anche mia. Grande. E ci fa molto piacere. C'è Rovazzi, tutto per te. Volevo vai. Chiederti una cosa. Vai, vai. Qual era il tuo videogioco preferito? Ma allora, in questo momento mi sono chiuso tantissimo su Call of Duty Warzone, non so se lo conosci. Sì, lo conosco, però è un po' troppo da grande per me. Sì, bravo, ecco. A cosa giochi tu? Io gioco a Fortnite e a Spider-Man. Ah, ok. Diciamo che sì, adesso sono completamente perso per Call of Duty, però non sono male neanche i giochi a cui giochi tu. Quindi quando sarai più grande, mi raccomando, passa a Call of Duty. Ti faccio i miei complimenti, le tue canzoni mi piacciono molto. grazie mille, sei gentilissimo. Grazie Daniele. Ti salutiamo. Sai cosa mettiamo adesso, Daniele? Di Rovazzi? Preparatevi, Andiamo Vai. A comandare, la sai? Scusa, non ho sentito. Andiamo a comandare, ti mettiamo adesso, la sai, di Rovazzi? Okay. Sì. Vai, e allora. Preparati con la mossa. Vai. Vai. Beh, cioè, noi abbiamo avuto questo déjà vu, capito? Fabio, questa canzone. Non l'ho mai sentita. Neanche noi. Senti, ma la mia curiosità era: tu non la conoscevi ancora, Karen, la tua fidanzata, no? All'epoca, ma lei conosceva te? Cioè, nel senso, ti ha scoperto con quella canzone lì? Oppure assolutamente sì. Aspetta, che te lo faccio dire da lei. Karen, ciao tesoro, buon pomeriggio. Cos'è che ti ha rapito in lui? Tu hai visto questo video e hai detto lo voglio conoscere? No, così. Però. Ma io, no, non mi devi riprendere. Allora, io sono in realtà sempre stata molto fan, soprattutto di Andiamo a Comandare, anche se lui non accetta questa cosa. Sì, comunque l'ho sempre seguito e ero fan, ecco sì. Bene, vedi, a furia di seguirlo lo hai preso anche. Sì, anche raggiunto a un certo punto. C'è un video risalente al 2016 dove lei dice: Rovazzi, sì, molto carino, ma dovrebbe togliersi quei baffetti. Ah. E invece poi i baffetti sono diventati un po' il trademark, non è che li puoi togliere esatto. così, No, ma lui in casa li toglie davanti a lei e poi li rimette, no? Li tolgo e li metto con il filtro. Esatto, con il famoso filtro. Allora, Karen e Fabio, vi ringraziamo, anzi, cogliamo l'occasione per farvi anche le felicitazioni per questo primo anno insieme, per questo amore così bello che amiamo tanto seguire. E poi non vediamo Siamo l'ora ovviamente di trovarti qua insieme a noi quando tutto si potrà, e così almeno ci spupazziamo, ci abbracciamo un po'. Grazie alla grande, grazie ciao mille, Fabio, grazie ti vogliamo bene, ciao. Grazie Karen, a Rovazzi, ciao Fabio, ciao. Ciao.